dai manoscritti di Erice, il Cordici in primo piano, ho attinto molti anni fa questa notizia. E poi ho studiato e ho visto le date in cui tutto questo si poteva realizzare. E ci sono le tracce di questo anche nel nostro dialetto, per cui in siciliano si dice a stagione o meno, l'altra stagione non esistono, primavera e autunno. E quindi da qui sono salito al modo come questo avveniva. Era un volo di colombe, simbolo di pace, di fratellanza fra gli uomini, che idealmente partivano dalla Libia, dall'Africa, in realtà partivano dalla Colombaia, che si chiama Colombaia proprio per questo, colomba. È citato da Eliano, queste feste sono citate da Eliano nel secondo secolo d.C. e c'è un famoso passo in cui queste cose vengono rievocate. Dove arrivano queste colombe? Queste colombe arrivano ad Erice, perché ad Erice c'era il Temenos all'aperto, il tempio della dea, che era la dea del Mediterraneo, perché arrivano tutte le gente, anche fino al 1500 ancora pellegrini che salivano ad Erice per vedere lo tempio della dea. Sabato mattina cosa farete per celebrare questa stagione, la bella stagione che arriva? Sabato mattina saremo qui alla Lega Navale, perché per ora alla Colombaia non si può accedere facilmente, e quindi rievocheremo tutto questo con inizio con i bersaglieri che fanno l'inno di Mameli eccetera, e poi dopo ci sarà un cantastorie che con testi dettati da me in siciliano e subito tradotti in italiano reciteranno questo evento in 5 tappe. Sono 5 quadri che saranno illustrati e ci saranno i quadri veramente, e lui canterà questi testi e rievocheranno queste feste come avvenivano. Il giorno dopo invece sarete ad Erice? Ad Erice, di mattina sempre alle 10, al balio, perché ci sembrava il posto più grande per poter accogliere le persone, dove il cantastorie con altre strofe, altri canti, ripeterà questa leggenda, questo mito in cui si univa Trapani con Erice. Era un indissolubile questo rapporto, perché R significa monte e Drevana significa falce, quindi c'era sempre questo ricordo.